caffè sta qua. Come devo fare? Sta nel fave. Ma quasi questo il caffè lo faccio con le fave. Solo che poi non è più caffè, diventa fave. Vabbè, che fa? Che fa? Dov'è? Dov'è? Sei qui, sua vecchia stronza! Non sai il perfume di quello soldi maledetto che ho preso qui da voi! I soldi falsi! In aeroporto io andando in Brasile mi hanno quasi bloccato! Andate là all'aeroporto per la chiave per scappare con i soldi, viene su becchi, mangio un becchi, lo so del falso. E mo che mi vado andare in galera, l'altro e mo che così fa, se senza bocchetto, aiuto, non è per niente, per piacere, aiuto. E tu che cosa mi dai? Allora mi metto a telefonare uovo che uovo che uovo che sappiamo niente della nuova professoressa. Ma la signor preside è sempre si spaventi, mi dovete far presto. Ma battete i tacchi quando uscite dalla presidenza, per piacere. No, non sappiamo niente, non è arrivato nessuno. Senta, può fare un colpo di telefono per cortesia? Sì, pronto? Senta, guarda, signor preside, se lui mi ha tagliato il filo del telefono, io come faccio? Questo è un soprammobile oramai. Lasci. E comunque, ci terrei a dire che a me, sinceramente, questo insegnamento della lingua straniera, ma proprio non me ce lo vedo per niente, perché mi bastava l'insegnamento delle materie che stanno facendo i studenti ed era... Senza, lei faccia la bidella, alla didattica ci penso io, va bene? Alla didattica ci penso io, ma scusi se ho fatto l'imitazione. Però sinceramente non è tanto la didattica, quanto proprio questi... La scuola, questa, è frequentata prettamente da uomini di sesso maschile. Allora, che mi rappresenta che Mossi deve presentare una donna in quella classe a creare un certo tumulto? Quello è che voglio capire, capito? Ma perché lei non è donna? Che c'entra? Io intanto non sto nell'aula, sto facendo vedere, e poi sono moglie di Cattacchio Natale, è tutto dire, e sto qui per salvaguardare. Ho capito. Eccola qua, a posto. Oh, la ciantosa è arrivata. Professoressa? Sono la professoressa Loporchio, buongiorno. Porchia. Lieto di averla nella nostra scuola. Grazie, piacere mio. Sì, io sono Cattacchio Pasquala Bidella, piacere molto lieta. Molto lieta. Lei deve passare da me quando si tratta di qualsiasi cosa. Sì. Lasci perdere. Senta, siccome è presto, la lezione deve tardare ancora. Sì. Le posso offrire un caffè? Guardi, molto volentieri. Un grande piacere. Anche già, mi raccomando, ancora non si vede bene, sai? Ma come di tu questo fatto qua? Che mi deve fare stare col tup tup a me? Che io devo stare qua, ignara di quello che succede là dentro. Allora, la Puglia è una regione prevalentemente pianeggiante. Vado pianeggiante, ma dire. Dove si trova la Puglia? Dove sta? La Puglia si trova in Italia. Là. Dove? Indica col là. Dito. Cioè, col dito. In tutto questo. Fammi vedere col dito. Dove si trova la Puglia? Vado a cercare qua. Là. Bravo. Due. Vai a posto. Vai a posto. E due, quattro, e due, sei, e due. In quattro interrogazioni ho preso. Beh, è suonata la campanella. Ragazzi, dopo di me c'è una novità. Verrà una professoressa di lingua. Lingua straniera. Mi raccomando, siate gentiluomini, che questa è una professoressa. Ma è una professoressa donna. Ci vai, certo. Mezzo, ma Mi raccomando, fate le persone civili. Perché quella è una donna, vieni con la donna. Beh. E noi dobbiamo vedere gare. Ma tu non vedi le gare? Ma non ho idea. Dove devi vedere le gambe? Ma dove devi vedere? A me è venuto l'idea. Scuta la gamba. E c'è scattato? L'idea. L'idea, è venuto dire. Sì, voglio. Ma io, spero che ti schiacci. Ma non vuoi,
colpa tua. Per colpa tua mi trovi in mezzo ai guai. Spacciatore di soldi. Che cazzo devo prendere in corso di vedere un libro in bronze? Come tu vieni a casa? Non sono rubi soldi di vieni a casa. Non sono rubi soldi di vieni a casa. Non sono. Permesso. Permesso. La signora Pasqua. La signora Pasqua non c'è. Buongiorno. No, però no, sta la signora Cicchita. C'è la signora Cicchita. Chi è questa donna? La signora Cicchita. Cosa è successo? Che è successo? Che sono? Problemi. Problemi. Allora ti dico il voto come sta. Sì, sì, sì. Questo scurbacchiete mulacchione. Ma che? I soldi falsi sopra alla tavola, donna. Allora, mentre avevo i soldi qua, questo grande ha rubato. Allora, ha rubato i soldi. Allora, mentre ti ha rubato i soldi, ha preso e se l'ha cresciuta. Allora, se l'ha cresciuta. Arrivata all'aeroporto, al porto dell'aeroporto d'Orto. Che succede? Guapo che? Sì, sì, sì. Lei l'ha arrestata, sta nuovo, non ti dico conto. No, non si può, non si può far arrestare questa ragazza. No. Siamo in una botta di fuori. Risolvo tutto io. Incredibile, guapo che. Come al solito. Però ci vuole un capro espiatorio. Madonna, dove c'è questo cristiano? Risolvo tutto io. Oh, col cavolo. Nessun problema. Ma con il cavolo. Espiatorio. Oh, Ferdinando di Barbone. Oh, allora, in presidenza non c'è nessuno. Ma tu? La via è libera, quindi operiamo. Vogliamo fare operazione? Operiamo. Sono d'accordo. Allora, forse io faccio il direttore dei lavori. Sei il direttore dei lavori? Sei d'accordo? Sono direttore. E fai il direttore dei lavori? Allora, in silenzio. Fatti e non parole. Diamo? No. Andiamo? Aspetta, un momento. Vieni qua, dritto, svoltata a sinistra, a sinistra, guarda. La sinistra è questa. Ah, la sinistra è quella. Che cos'è? No, la professoressa ha detto che il prezzo dobbiamo fare la professoressa col prezzo. Che cosa? Svoltata. Ha detto il prezzo, professoressa, che il prezzo deve essere dritto. Che ha detto il prezzo? No. La tele? No, mi devi spiegare, ma che cosa? Da questo da qui a destra, cioè no, sbaglio a sinistra, vuoi c'è, ma nascondo. Dritto, vediamo questa una tangenziale dritta. Oh, perfetto. Un momento, adesso devo controllare, vediamo. No, e questa è tutta la tarula. Sposto un po' più qua. Sposto. Ok, perfetto, ci siamo. E allora vediamo. Ehi, mi raccomando, superiore, non parli in vano, che qui siamo uomini focosi. Prego, professoressa, secondo. Calimera? Che Calimera? Il cugino Nera. Conte, vi presento la nuova professoressa di lingue. Ragazzi, un po' di contento. La nuova professoressa di lingue greche. Volevamo quella francese, non è venuta. Volevamo quella di tedesco, non ne parliamo. Quella di inglese non ci ha detto proprio niente. Ci siamo dovuti arrangiare con... Abbiamo avuto l'onore di avere la professoressa di lingue. E di che cosa? Greco. Le greche. Dal greco. Dove mandare? Signor Casaccio, la massima attenzione. Dimostrate di essere degni alunni della scuola Tosto Capacchioni. Professoressa, sono tutti seri. Un applauso!
Allora, ragazzi, iniziamo a fare la conoscenza. Sì. Ma vieni o non vieni? Vieni. Ma il capro espiato quante teste c'ha? Due teste? Un capro! C'ha un capro in macchina! Estia e Torio! Scusa, ma che vuol dire capro espiatorio? Che capro? È capro. E che le spia? È spia. Ma è Torio? Come lo sanatorio, Torio, Vittorio? Torio. Mandaci Torio! No, permesso? Buongiorno. Sono il capro espiatorio. Questo è il capro. Buongiorno. Angela. Tu sei un capro espiatorio? Sì. Ah, tu non zia. Ehi, ma non so più. Allora. Sì. Dobbiamo risolvere il problema. Nessun problema, perché per lei garantisco. Ma è la botte di ferro. Bisogna sapere. Chi offre la? Ci parla? Io, tutto io, tutto io. L'importante è che tu devi ammettere che all'aeroporto hai visto Chiquita, gli hai messo i soldi nella borsa per far sì che passava la dogana e poi. È stato lui allora. Lui. Due giorni fa. E sì, poi ma ci vogliono 10.000 euro. Che 10.000 per due giorni, capito? E allora facciamo 1.500, dai. Che 1.500? Sì. Vogliamo farlo veloce. Veloce. Ti piace? Bello. Questi sono 750. Veloce. Basta che te ne parli. Va bene. D'accordo. Buongiorno. Mi raccomando, se n'è andato. Andiamo. Scusami, nonna, per favore. Cara, sai, andiamo. Vedrai, ti farò vivere nella ricchezza. L'altro giorno ho comprato un mega yacht. Stupendo. Meraviglioso, ti metterai su un ponte sdraiata. Meraviglioso. Noi ce ne andiamo. Pensiamo al nostro futuro. Ma tu vatti in chino di sede! Vatti in chino di bisogno! Giannina! E vista quel giappone lì, non devi scendere col capro! E quello ha mandato il capro a me! Sì! Ma non lo vedo! Non sono così bello a fare il pavede! E io dico, non c'è neanche il caffè! Sì! Non faccio pavede e chiacchio in Germania! E sono gas, bocce! Ma lo fa... Sì, ci deve che schifo, sì. Va su, tu fa bene. Allora, ragazzi, cominciamo con i rudimenti della lingua greca. Vi dirò una frase molto semplice. La mamma va a fare la spesa. In greco si dice così. I mamma... Pai na psonisi, ok? Ripeto, ragazzi, ascoltatemi bene. I mamma pai na psonisi. Superiore, lasciati cacciavite. Attenti! No, proprio, Scusi, professoressa, le avevo portato questa circolare da parte del preside. Ah, grazie, grazie. In due ti spezzi, Natale. Non vedi. Natale, tu camperai ancora molto poco, sai? Non vedi. Molto poco, Natale. Bene, ragazzi, ricominciamo la lezione. Allora, ora vi dirò un'altra frase molto semplice. Il papà lavora in banca. Signora Catacchio, che fine ha fatto la mia scrivania? Madonna mia, che grida. Sì, l'ho vista. La sua scrivania stava passando da questo lato. Perché in pratica, che cosa è successo? È venuta quella...
professoressa di greco, è venuta e ha detto: oh, ma qui cosa faccio con queste scrivanie così piccole? Io ho bisogno di ampliare, voglio una scrivania comoda, 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 comoda. E ha costretto i poveri studenti a venire a prendere senza arbitrariamente chiedere a lei la sua scrivania per... La mia scrivania? Sì. Adesso le faccio vedere io che, sì, che comando in questa Andiamo, scuola. E facciamoglielo vedere. Ma guarda un po', ecco la mia scrivania. Ah. Ecco. Ma come, scusi, è arrivata qui? Come è arrivata? Che sta succedendo? A piedi è arrivata questa? Questa? E che ne so io come è arrivata? È la cattedra. La cattedra? No, questa è la mia scrivania che lei ha preteso che venisse qui. Io ho preteso che la scrivania venisse qui? Allora, ritraduco perché lui è greco. Allora, lei ha chiesto una scrivania ampia e allora gli alunni, giustamente, che hanno fatto gliel'hanno portata. Però questa è del preside, non si può permettere. Guardi che io non ho preteso proprio nulla, sì, io non ho fatto portare proprio nulla, ma si attenta lei come sta parlando con me in questo momento. Adesso così guardi fare... queste allusioni si siano al posto suo che qui finiamo male. Scusi, guardi, allora lei o concilia adesso e paga i danni alla scrivania che ha preso oppure quella la porta. Tacchi. Pagare i danni io? Ma come osate voi, io che mi sono ribassata a venire in questa scuola con questi quattro bisogni ignoranti galeotti, mi permettete anche di fare queste basse insinuazioni? Beh, nei miei confronti, senta, signora, per piacere, no, lasciate, lo stesso lo faccio io. Io me ne vado, oh, io me ne vado nell'accademia. Caponi di folchi ignoranti. Johnny.